Carletti Spettacoli, Sere in Festa, Comune di Salizzole, Accademia Musicale Davico e Nuova Noyes presentano il primo gran galà di Natale delle grandi orchestre italiane. Spettacolo a favore dell'AIL. Si ringrazia l'Orchestra Giuliano e i Baroni e tutti gli ospiti presenti alla serata. Si ringraziano inoltre Butterfly Café, Danza e Movimento, Conca Verde e tutti i collaboratori che con il loro aiuto hanno impreziosito la realizzazione di questa serata che sta per cominciare. Da un'idea di Serena Carletti, ecco a voi il primo magico gran galà di Natale. Ed è arrivato finalmente il momento di gustarci appieno questa arte chiamata Sand Art. Alla nostra sinistra avete visto prima Paolo Bui all'opera, ma questa sera in questo assolo dedicato ai migliori anni della nostra vita ce lo gustiamo tutti insieme. Vai Paolo. Ah, sei qui? Caramba, che sorpresa! Ciao Paolo! Ciao a tutti! Non ti vedevo là! Pensavo tutti, volessi grazie. Parlare alla fine, che magari ero un po' emozionato, invece vuoi parlare all'inizio, non c'è problema. Mi hanno fatto fare il giro e mi hanno detto dai, preparati là. Sì, sono l'idea di mio marito, grazie Mirko. Grazie. Bene, caro Paolo, leggo un po' il tuo curriculum veloce perché sì. Tu nasci come pittore, ma dal 2010, dunque da 7 anni a questa parte, ti sei dedicato a quest'arte che è la sand art. Solitamente il nostro pubblico la vede in TV perché spesso nei programmi, nei talent, certo. Viene proposta. Vederla dal vivo sicuramente è un'emozione, ma penso che sia un'emozione anche per te disegnare a tempo di musica. È un'emozione grande perché quando riesci a trasmettere delle sensazioni, esattamente delle emozioni, e il pubblico riceve questo messaggio, è la cosa più importante e che dà veramente, hai capito, il risultato di quello che è il mio operato, ecco, le mie, certo, opere. E allora siamo curiosissimi di sentire questo tuo assolo, ti accompagniamo alla tua postazione con questo grandissimo applauso e ci io vi ringrazio tutti e ringrazio Serena perché questo è stato per me un evento importante. Vi ringrazio. Grazie. È stato un esordio di collaborazione. Grazie. Sapete che noi diamo spazio alle nuove arti e da una semplice mail di conoscenza questa sera lo spazio è tutto tuo. Da una semplice mail. Giusto. Vai Paolo. Grazie. Paolo Bui, direttamente da Ravenna, questa sera ci delizierà con i migliori anni della nostra vita, canzone di... Siete sul pezzo. Bravi Salizzole, bravissimi. Accompagniamo Paolo, che non ha fretta, giustamente. No, no, ma prendi due te. No, ma non vogliamo accelerare. Paolo Bui, vai con la musica, maestro. Sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa, io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni. I'm
penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori Firmiamo questa opera d'arte che sparirà tra qualche secondo, ma questa è anche la magia della Sand Art, disegni di sabbia. Grazie per aver condiviso il tuo dono con noi questa sera, veramente di cuore, buon Natale anche a te. Buone feste da parte di Pizzeria Ristorante Fleury, Via Stallanova 2, Villa Fontana, Ornella Fiori, Via Madonna, Bovolone, Chiara Monterenzo, Restauro Mobili dal 1965. Dolce Vita, materassi, lo trovate in via Madonna 213 e nella sede di Legnago. Pagin concessionaria, via Madonna, Bovolone. Piccinato abrasivi, abrasivi flessibili, in via dell'Artigliera, Bovolone. Perazzani Patrizio, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, in via Crosare, a Bovolone. Giuliano Pasticceria, rinfreschi per eventi e dolci personalizzati, in via Cavour, a Bovolone. Federica Parrucchiera, salone unisex, in via San Pirino 107, Bovolone. Officina Baldin di Arnaldo e Moreno, in via Maria Goretti, a Bovolone. Elettrini prefabbricati, vendita e noleggio, via San Pirino 312, Bovolone. Vecchio Camin, ristorante e pizzeria, specialità spaghella, via Valmorsel, Salizzole. Densi Nevada, Terrossa di Roncà, Verona. Venerdì 30 Kizomba Latino, sabato 31 dicembre veglione di Capodanno con Alberto e Murales in sala 2 Disco Latino, domenica 1 gennaio Alberto e Murales, il ristorante pizzeria Cacciatore sempre aperto, ambienti rinnovati. Palacover Dancing, Nogara, Verona, tutti i giovedì sera ingresso omaggio donna, torta per tutti, venerdì dalle 21.30 sala 1 balli latino, in sala 2 merengue, sabato 31 si balla con Nadia Nadì, domenica 1 gennaio Ruggero Scandiuzzi. Circolo 7 notte, via Natta 18, settimo di Pescantina, Verona, 7 gennaio Sergio e Garda Music, per info circolo7notte.it. El Miura Dance Club, ballo liscio, ballo di sala, via Angiaresca 10, Bonavicina, per info 347-786-9337, tutti venerdì e sabato disco liscio con DJ, le serate saranno accompagnate da Rico Buffet. Blue Moon, Rivalta Veronese, 31 dicembre si balla con l'orchestra di Francesca Manfrini, domenica disco liscio con Gianni Dei. In via Giacomo Matteotti a Ponte Possero di Sorgà, Verona, vi aspetta Trattoria Le Marie, elite del gusto e della tradizione. Ampia sala da pranzo e una caratteristica cantinetta per le vostre serate e momenti speciali.
Specialità della casa, frittata con saltarei, tortelli di zucca, fettuccine con anatra, anatra alla birra, lucio con polenta, risotto col pessin, pesce gatto fritto, anguille ai ferri, specialità del basso veronese e mantovano, ottimi dolci. Inoltre, adiacente alla trattoria è nata Guest House, la nuova struttura con accoglienti ampie camere e prima colazione, aperta tutto l'anno. Per info www.bbtrattorialemarie.it. Ma ora spazio la musica, perché ha aperto la serata e allora è pronta per concluderla. Cara Elena, questa sera non sei da sola, allora ti voglio qui sul palco. Elena Bellardini e Michele Zago. Aspettavo la nota finale di Giacomino e allora sono pronta. E vai, e vai. Tipico torinese. Buonasera ragazzi, ben arrivato Michele. Siamo pronti per questo brano che non poteva mancare. Siamo pronti, eh? Io sono qua. Anche perché ha un significato davvero speciale, allora ce lo vogliamo gustare tutti insieme. The Prayer, Elena e Michele. Vai. Grazie. Just like him.
Siamo arrivati ormai al gran finale, allora chiamo qui sul palco il sindaco Mirko Corrà che ci fa come sempre gli auguri e sentiamo un po' cosa ci deve raccontare. Lo accogliamo con un grandissimo applauso e facciamo anche lui il jingle? Ma, sì. Ma facciamolo Mirko, vai con il jingle! Stemperiamo l'atmosfera, regina, vai! Camomilla? No, anzi. Per me? Anzi, per te. Sì. Questa sera relax. Allora, tutto innanzitutto bene. Mi sembra tutto bene, facciamolo dire al pubblico. Com'è andata? Grazie. Grazie, parlo io prima del sindaco, ho deciso questa sera, intanto grazie a nome mio, a nome delle Caretti Spettacoli, anche a nome di Elena, perché da giugno ad oggi abbiamo fatto il conto che praticamente a Salizzole ogni mese eravamo qui con un grande evento. Ti do la cittadinanza. Dai, che bello, voglio la fascia tricolore. Ok, dunque grazie per la fiducia, abbiamo fatto diversi eventi, anche proprio diversi nel vero senso, dal mondo bitta, alle spose, alla corrida, questa sera, questa serata speciale del Gran Galà, i terremotati, insomma mettiamo dentro tutto, ma spero che sia solo l'inizio di una lunga collaborazione. Ma io penso che quello che abbiamo fatto è stato qualcosa di importante, sono certo. Tutte cose differenti l'una dall'altra, però sicuramente hanno lo scopo poi di coinvolgere la cittadinanza, di coinvolgere il territorio, perché io non parlo solo per Salizzole, parlo sempre per l'intero territorio. Anche questa serata è nata un po' per caso, è nata in una sera calda, diciamo. Molto calda. Molto calda, perché appunto nelle tante cose che ci sono a Salizzole, ce ne sono veramente tante, tante cose dall'estate, alla cultura, al teatro, alle feste di piazza, anzi colgo l'occasione per ringraziare l'associazione Noyes per la collaborazione. E a fine anno mancava questo piccolo tassello che era un po' di anni che volevo mettere, quindi creare una manifestazione, creare un evento che possa così essere un evento, io dico, popolare, cioè un evento che possa essere un qualcosa che non è sempre quell'evento in giacca, cravatta, chic, con quella musica sempre tirata, ma un qualcosa che possa coinvolgere, perché poi Natale secondo me è un qualcosa che deve coinvolgere le famiglie, che deve coinvolgere i figli, che deve coinvolgere i nonni, che deve coinvolgere tutti, e nonostante il momento di enorme difficoltà, io penso che un amministratore, un sindaco, deve fare di tutto per far sì che la gente si diverta, per far sì che la gente stia insieme, per far sì che poi sia il vero Natale. E questo è il senso un po' di quello che è il Natale per Salizzole, per quello che è il Natale per tutti voi. Un Natale insieme, un Natale di pace, come hai detto tu, un Natale con i veri valori, che sono poi i valori che uniscono appunto la famiglia e tutto quello che c'è all'interno della famiglia, che è la cosa più importante che abbiamo. Grazie Mirko per queste parole, sai sempre trovare le parole giuste. Ecco. Se mi permetti, nell'allacciarmi a Dania che ha fatto il primo intervento, il presidente appunto dell'AIL, io sono orgoglioso, sono molto orgoglioso della mia amministrazione, del mio paese, delle mie associazioni, perché da tanti anni appunto appoggiamo tanti progetti che poi arrivano poi a consegnare sì un quantitativo in denaro, ma che facciamo noi direttamente. Fra pochi giorni andremo a Norcia a consegnare i 5.000 euro che abbiamo raccolto in questo palazzetto e andiamo a portarli noi direttamente. L'anno scorso abbiamo consegnato 6-7.000 euro alla fibrosicistica, l'anno prima all'Abeo, l'anno prima, cioè quest'anno vorremmo arrivare in maniera importante anche all'AIL, perché comunque quando prima il presidente mi diceva devo scappare perché voglio parlare perché devo scappare perché è una persona cara, la persona cara è la moglie. Quindi diventa poi difficile veramente capire queste persone, veramente cosa si dannano per riuscire poi a raccogliere questi soldi per poi riuscire poi a portare avanti la ricerca, e fanno veramente le cose incredibili. Quindi io veramente da amministratore, da sindaco, sono più orgoglioso a volte di queste cose di chi un pezzo di marciapiede sicuramente. Immagino, grazie Mirko per questa sensibilità che ti contraddistingue. Grazie ancora, grazie Serena, grazie a te, Mirko, grazie Mario, grazie Doriana, grazie ad Elena, grazie a tutti voi. E naturalmente, perché comunque a Salizzole si inizia, ma non si sa quando si finisce, vi aspettiamo l'anno prossimo per il secondo galà. Grazie Mirko, buon Natale.
questa sera però qui sul palco ho invitato un collega, un amico che si chiama Maurizio Garavaso. Forse il nome vi dice qualcosa? Lo leggete a volte nei titoli di coda di Sera in Festa? È la nostra voce ufficiale di tutti quanti gli spot pubblicitari e questa sera è qui in carne ed ossa e sicuramente sarete felici di vederlo. Ve lo presento, Maurizio Garavaso. Vieni Mauri, eccolo qui. Eccomi, ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao Maurizio. Noi ogni è Natale sempre un piacere siamo essere... sempre vicini vicini sul palco. Vicini vicini sul palco. Allora, questa sera abbiamo scelto per il nostro pubblico di Salizzole non una canzone, perché la tua voce è ideale per interpretare una poesia. Sì, è una poesia. Secondo la leggenda si dice che questo manoscritto sia stato trovato a Baltimora, nell'antica chiesa di San Paolo, nel 1692. E voglio crederci appunto che sia stato così proprio, ecco. E si chiama Desiderata. Pensa che questa poesia... l'ho sentita per la prima volta, ero poco più di un bambino, avevo 9 anni. Allora non c'erano le radio private, c'era solamente la radio nazionale, esattamente Radio 2, che trasmetteva lunedì, mercoledì e venerdì una trasmissione con Luigi Vannucchi che si intitolava Voi ed io. E lui è questo vocione che io avevo deciso di avere la stessa voce di lui. Io voglio avere Bello. La voce di Luigi Vannucchi. Quella proprio. Ed è questa. Lui incise anche un 45 giri che si intitolava, che si intitola, perché lo potete trovare anche su YouTube, Mettiti uno specchio nell'anima. Non è altro che Desiderata, che umilmente vi leggo questa sera. Maurizio, starei ore ed ore ad ascoltarti, ma ora ti lascio lo spazio perché è il tuo momento. Maurizio Garavaso in Desiderata. Grazie Serena, grazie a tutti. Procedi con calma tra il frastuono e la fretta e ricorda quale pace possa esservi nel silenzio. Per quanto puoi, senza cedimenti, mantieniti in buoni rapporti con tutti. Esponi la tua opinione con tranquilla chiarezza ed ascolta gli altri. Pur se noiosi ed incolti, hanno anch'essi una loro storia. Evita le persone volgari e prepotenti, sono un tormento per lo spirito. Se insisti nel confrontarti con gli altri, rischi di diventare borioso e amaro, perché sempre esisteranno individui migliori e peggiori di te. Godi dei tuoi successi e anche dei tuoi progetti. Mantieni interesse per la tua professione, per quanto umile, essa costituisce un vero patrimonio nella mutevole fortuna del tempo. Usa prudenza negli affari, perché il mondo è pieno di inganno, ma questo non ti renda cieco a quanto vi è di virtù. Molti sono coloro che perseguono alti ideali e dovunque la vita è colma di eroismo. Sii te stesso, soprattutto non fingere negli affetti. Non ostentare cinismo verso l'amore, perché pur di fronte a qualsiasi delusione ed aridità, esso resta perenne come il sempreverde. Accetta docile la saggezza dell'età, lasciando con serenità le cose della giovinezza. Coltiva la forza d'animo per difenderti nelle calamità improvvise, ma non tormentarti con delle fantasie. Molte paure nascono da stanchezza e solitudine. Al di là di una sana disciplina, sii tollerante con te stesso. Tu sei figlio dell'universo, non meno degli alberi e delle stelle, ed hai pieno diritto di esistere. E convinto o non convinto che tu ne sia, non v'è dubbio che l'universo stia seguendo il suo corso. Perciò, stai in pace con Dio, qualunque sia il concetto che hai di Lui. E quali che siano i tuoi affanni ed aspirazioni nella chiassosa confusione dell'esistenza, mantieniti in pace col tuo spirito, nonostante i suoi inganni, travagli e sogni infranti. Questo è pur sempre un mondo meraviglioso. Sii prudente, sforzati di essere felice, esattamente come a Natale. Grazie. 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 E ho desiderato avere Maurizio per questa Desiderata. Non poteva esserci interpretazione migliore. Io ti ringrazio. L'emozione è stata tanta, perché effettivamente, sai, non si smette mai di emozionarsi, e poi qui evidentemente io abito qui vicino e quindi per me è un'emozione appunto leggere alle persone che mi conoscono anche delle cose così importanti. E poi Serena, sono molto contento, te lo torno a ripetere, di
essere qui e quindi grazie di avermi invitato, ti ringrazio tantissimo. Dopo tanti anni siamo ancora su questo palco insieme. Ma infatti sì, perché noi la signorina, grazie della signorina, ci siamo conosciuti a teatro perché lei era è brava a recitare. Era brava? No, sei brava, perché insomma, anzi dobbiamo organizzare qualcosa con Carletti, la mamma, no? Che ne so, io direi con Carlo. Casa Serena. Casa Serena è bellissima. E quindi eccoci qua, insomma, praticamente. Eccoci qua ancora dopo tanti anni, esatto, la collaborazione continua. Maurizio, noi ti vogliamo bene tutti. Io anche. Grazie per aver condiviso questo dono della tua voce in questa serata magica. Grazie, buon Natale e buona prosecuzione. Maurizio Gramaso. Grazie a tutti, arrivederci, ciao Sere. Ciao Mauro, a dopo. Buone feste da parte di Ristorante Pizzeria Lanterna Verde in via Ormanetto a Bovolone, chiuso il mercoledì. Gruppello Graziano Elettro GGT, impianti elettrici a Bovolone. Merceria Raffaeli di Quinto Fratelli in via Pozza, abbigliamento intimo, Bovolone. Bissori Vetreria, vetrai dal 1966, in via Alessandro Volta a Bovolone. Per Luigi Barbara, i due parrucchieri, salone unisex, in via Crosare a Bovolone. Autotrasporti Passaia, di Passaia Raffaele, in via Venezia 13 a Bovolone. Autofficina a Cavallo, via Madonna, Bovolone. In vino, Wine Food, via Garibaldi, Bovolone. Panificio Tinto, panificio, salumi e formaggio, via Canton, Bovolone. Pneuscobbi, pneumatici, via San Pierino 32, Bovolone. Ristorante Pizzeria Vecchio Sole a Spareto di Cerea. Novità, pizze senza glutine. Per info 0442 83151. In via Giacomo Matteotti a Ponte Possero di Sorgà, Verona, vi aspetta Trattoria Le Marie, elite del gusto e della tradizione. Ampia sala da pranzo e una caratteristica cantinetta per le vostre serate e momenti speciali. Specialità della casa, frittata con saltarei, tortelli di zucca, fettuccine con anatra, anatra alla birra, lucio con polenta, risotto col pessin, pesce gatto fritto, anguille ai ferri, specialità del basso veronese e mantovano, ottimi dolci. Inoltre, adiacente alla trattoria è nata Guest House, la nuova struttura con accoglienti ampie camere e prima colazione, aperta tutto l'anno. Per info www.bb.trattorialemarie.it. E dopo queste parole i ringraziamenti sono doverosi in questa lunga serata, caro Giuliano. Signore, io adesso veramente vorrei fare il ringraziamento più grande a questa splendida fanciulla, Serena Carletti, perché ha ideato, realizzato e partorito questo spettacolo. Grazie. Dovete sapere che dietro uno spettacolo di 2 ore ci sono 3 mesi di lavoro, 3 mesi e mezzo, ci siamo sentiti per 90 giorni, quasi tutti i giorni, perché coordinare tutto, quindi veramente Serena, complimenti veramente per il grande lavoro. Grazie a te Giuliano per il tuo supporto. Voglio un grande applauso ancora per questa splendida fanciulla. Grazie mille. Grazie. E a tutta la famiglia Carletti che noi conosciamo da una vita, lavoriamo sul territorio. Dovete sapere che noi lavoriamo su questo territorio grazie a loro, grazie al lavoro della loro agenzia. Sai che siete stimati da tutte le orchestre d'Italia. Grazie. Vuol dire che dopo una vita di lavoro qualcosa di buono l'avete fatto e questo ve lo meritate. Un grande applauso a tutti loro, la stima che ho verso la loro famiglia è infinita e sono veramente felice di fare parte del vostro cast tra le vostre punte di diamante, questa è la cosa più bella per noi. Grazie Giuliano. E che ci siano ancora grandi, grandi manifestazioni come questa. Finché abbiamo un appoggio dei comuni così, noi cercheremo di fare grandi eventi con le nostre grandi orchestre e con tutto quello che riguarda la musica. Brava Serena, grazie, di cuore. Grazie al nostro pubblico che ci segue, sempre numerosissimo. Buon Natale a tutti i bambini che tra regali, sorprese e dolcini sogneranno un Natale di gioia e se ne andrà anche via la noia. Buon Natale a tutti i nonnini con i regali per i nipotini, sogneranno un Natale di pace e si pregherà per chi amore non. Natale che non
si accontenta di poco, di niente. Buon Natale a chi non ci sta, a chi finalmente perdonerà. Buon Natale a quel vecchio barbone, a quel bambino che non avrà amore. Buon Natale a chi non potrà avere pietà e non perdonerà. A tutti voi! Famiglie, un mare di auguri, sarà una grande notte per voi, grazie. A tutti voi, Sale il Sole, buone feste! Grazie, che bello! Buone feste da parte di La Merceria, intimo, idee fai da te, sabato, orario continuato, Galleria Spazio 3, Bovolone. Maurizio Style, via Montanari, Bovolone, Salone Unisex. Calzaturificio Fiocco, calzature per passione, Bonferraro, Verona. Calesse Viaggi, lo trovate a Bovolone e nella sede di San Martino Buonalbergo. Orologi Top Class, via Vittorio Emanuele 11 a Bovolone. Gelateria Mille Voglie di Rosario Naso, la trovate a Bovolone in via Madonna. Macelleria da Roberto, buona vicina. La Scarperia, via Madonna Bovolone, via Scuderlando, Verona. Trattoria Al Borgo, dal 1978, in via Marconi a buona vicina. Per info 328-9730-440. Segalotto, frutta, verdura, vini e prodotti tipici, a Bovolone. Ristorante Madonna, specialità locali, a Bovolone. Dancy Nevada, Terrosa di Roncà, Verona. Venerdì 30, Kizomba Latino. Sabato 31 dicembre, veglione di Capodanno con Alberto in Murales in Sala 2, Disco Latino. Domenica 1 gennaio, Alberto in Murales. Il ristorante Pizzeria Cacciatore, sempre aperto, ambienti rinnovati. Palacover Dancing, Nogara, Verona. Tutti i giovedì sera, ingresso Maggio Donna, torta per tutti. Venerdì dalle 21.30 in Sala 1, Balli Latino. In Sala 2, Merengue. Sabato 31, si balla con Nadia Nadì. Domenica 1 gennaio, Ruggero Scandiuzzi. Circolo 7 Notte, via Natta 18, settimo di Pescantina, Verona. 7 gennaio, Sergio e Garda Music. Per info, circolo7notte.it. El Miura Dance Club, ballo liscio, ballo di sala, via Angiaresca 10, buona vicina. Per info 347-786-9337. Tutti i venerdì e sabato, disco liscio con DJ. Le serate saranno accompagnate da Rico Buffet. Blue Moon, Rivalta Veronese. 31 dicembre si balla con l'orchestra di Francesca Manfrini. Domenica, disco liscio con Gianni Day. E dopo queste parole di Giuliano, allora possiamo veramente far partire la slide, perché siamo pronti per i ringraziamenti ufficiali. E allora facciamo un applauso finale, perché sono davvero tanti, ma ci tengo a ringraziare appunto il Comune di Salizzole nella figura del sindaco Mirko Corrà. Ringraziamo la Nuova Noyes, l'Accademia Tommaso Davico, Butterfly Caffè, Conca Verde per gli allestimenti, Danza e Movimento, Paolo Gui per le immagini di sabbia, l'orchestra Giuliano e Baroni formata da Roberto alla batteria, Beppe al basso, Luca alla chitarra, Edoardo alla fisa, Andrea alla tromba, Giacomino al sax, Stefano al trombone e Regina e Giuliano alle voci. Siamo qua, grazie a tutti.
Ringraziamo l'orchestra di Lara Agostini, Jonathan Gianidego, Davis Ballerini, Katia Belli, Maurizio Medeo, Mister Domenico, Ilaria Veronese, Sergio Cremonese, Micaela e Magnifici, l'orchestra Caramel, l'orchestra Ruggerio Scandiuzzi e tutti i cantanti che ci hanno mandato gli auguri tramite il video. Ringraziamo inoltre Elena Bernardini e Michele Zago, la voce inconfondibile dell'amico Maurizio Garavaso, i fotografi Michela Federico, il T'ho Trovato Vocal Group, Andrea Filippi, Marco Belligoli e il suo staff, e per l'aiuto Simonetta, Luigi, Mirko, i nostri valletti Alessandro e Viola, soprattutto la mia famiglia e tutto il pubblico presente in questa serata. Grazie di cuore. Mi sento un po' sola, non so se ce la facciamo ragazzi, ma vi invito tutti sul palco, i protagonisti di questa serata, perché vogliamo lasciarvi con un gran finale dalle grandi voci dell'orchestra Giuliano e Baroni. Non poteva mancare questo brano che canteremo tutti insieme. Allora prego, facciamo accomodare con un, mettiamo un piccolo jingle, glielo dai, mettiamo, jingle, dai ragazzi, esageriamo, li accogliamo con un grande applauso tutti i nostri ospiti, tutti della serata, tutti gli artisti qua sul palco, eccoli eccoli, vai a tutti. Ma quanti sono? Ci stiamo. Meno male che non li pago io stasera, va bene. C'è posto anche sui palchetti, eh. Vai sul palchetto, mi sento male, vai su col Giacomino. Vai, mi fate compagnia. Oh. Vogliamo le nostre ballerine qui sotto, sotto al palco. Attenzione Federico, tu sai che devi fare la foto di gruppo, vero Federico? Io mi dimentico. Prego ballerine, fate anche una corsetta se volete, ma sì dai, un applauso per le nostre magiche danzatrici di danza e movimento. E con questo bianco Natale davvero dalla Carletti Spettacoli, dello staff di Serie in Festa e tutte, questa è una piccola parte delle nostre grandi orchestre italiane, un augurio di cuore sempre a ritmo di musica, e mi raccomando non andate a sentire sempre le solite orchestre, perché ce ne sono davvero tante che meritano. Vi salutiamo con questo bianco Natale, gli auguri da parte nostra, vai con la musica. Grazie, questa la cantiamo tutti insieme, mi raccomando, eh. Chi è che poi spara la bella? Io no.
Buonasera a tutti e alla prossima. Ciao! L'orchestra di Giuliano Ibaroni che ci ha supportato in tutta questa serata. Un applauso grandioso per voi e soprattutto per voi. Fuochi di gruppo! Di Carletti Spettacoli! Yeah. Da un'idea di Serena! Grazie! Buonanotte! Auguri, auguri! Auguri!